Guarda che sei pessimo veramente tu. Comunque grazie, perché friselle e vino bianco è la mia cena preferita. Poi l'olio è eccezionale. L'olio è nostro. Non è vero? No, lo facciamo noi questo, sì. Comunque non si applaude un tenore solo perché si schiarisce la voce. Come diceva Laclos. Ah. Ho preparato una lasagna, ma da paura. Cioè, che se Nicola non si decide a dirmi dove è il vino rosso, non se ne esce. Dov'è il vino rosso? Dove è sempre stato? Lì in cantina? Sì, non hanno gli occhiali. E signorina, le spiace? No, ma andate. Scusa Sara, scusa un secondo. Io vorrei il vino. Torniamo subito, un attimo solo. Eccolo il tuo vino rosso, Nanni. Che ti prende stasera? Lo so dov'è il vino. E allora? Hai bisogno di spazio di manovra per la maestrina. Faccio finta che non t'ho sentito, guarda. Sì, sì, sì. Almeno si chiama Sara e non Borchi 89 come quelle che conosci tu sul computer. Ma di che parli? La stavo soltanto accompagnando ad una visita. Falla finita, dai, ti prego, per cortesia. È giusta, è giusta. Non mi piace affatto, per questo è giusto. Nanni, è una mia collega, per cortesia. Dai. Eccoci, scusa. Ho trovato? Sì, sì. Vi abbiamo sempre insegnato a non parlare fra di voi mentre cerchiamo di risolvere un problema. Mi tocca copiare. No? Beh, oggi cambiamo. Dovete parlare, chiedere consigli. Un problema non è qualcosa che si risolve da soli, un problema si risolve insieme. Vediamo. Qual è la più grande paura dell'uomo? Morire. Ok, sì. E poi? Che pensano che sei scemo. Bravo, Daniele. Essere ridicolo in pubblico. Fallire. Ma visto che non c'è peggior fallimento di non tentare nulla per paura di fallire, allora oggi noi falliremo tutti. Permesso? Io ho fallito! Vai, 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 vai! Il prossimo, chi lo fai? Mia madre mi ha sempre detto che il matrimonio è la soluzione per tutti i mali. Ci sposiamo, abbiamo una chiesa prenotata, una vita prenotata. Dove vai? Smettila, ferma. Ma lo senti come parli? Abbiamo una chiesa prenotata, una vita prenotata. Ma che siamo? Un ristorante, cazzo! Ti prego! E questa persona risolverà tutti i tuoi problemi. Ma chi è che mette in giro questa voce? Qual è la più grande paura dell'uomo? Fallire. Allora oggi falliremo tutti. Io ho fallito! Dai, lo sai che da solo non ci posso andare alla risonanza? Sento un gelo in tutto il corpo. Come svenire da svegli. A che ora devi essere là? Alle 3. Dai, andiamo. Disturbo? Messo. Succede quando una storia di sgoccioli. Sono belli i sogni, ma la vita non li conosce. Ma dai, ma perché fai così? Non capisco. Abbiamo risolto tutto, no? Che succede? Beh, almeno lui non ha il terrore di perdere tutto ciò che ama. Tu sì, invece. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Vita, Sara. Guarda bene dove vai. Ed il giorno verrà. Ragazzi, sapete tutto su Pier Francesco Favino? Vediamo se siete preparati su questo fantastico attore italiano. Favino è sposato da anni con l'attrice Anna Ferzetti e ha due figlie che si chiamano Lea e Greta. È un grande sportivo e per interpretare Gino Bartali nella miniserie del 2006 ha percorso in bici 5.000 km per calarsi meglio nel personaggio. Quando ha deciso che sarebbe diventato attore, lo sapete? A 7 anni, quando passava tutto il tempo a giocare con dei burattini immaginando per loro nuove vite. È inoltre uno dei pochi attori italiani ad aver lavorato a Hollywood più di una volta. In uno dei film in cui ha recitato, World War Z, l'avete visto? Del regista Mark Foster, ha avuto modo di conoscere Brad Pitt. E Pierfrancesco ha detto che nonostante Brad sia una persona molto alla mano e piacevole, è ovviamente difficile pensare di diventare amico di una star così impegnata e così attenta alla sua privacy. Allora, vi piace Pierfrancesco? Ditemi uno dei suoi film che preferite. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate le notifiche perché presto torno con nuove curiosità. Ciao da Valeria.